Amici di Windows Teca, benvenuti ad un nuovo video. Siamo sempre qui a Barcellona, ma abbiamo cambiato lo stand. Siamo nello stand di Huawei e siamo in presenza del Huawei Ascend V1, il primo smartphone con Windows Phone della casa cinese. Come vedete, anche Huawei si contraddistingue per la possibilità di averlo in diverse colorazioni. Qui abbiamo un rosso acceso, un ciano e qua in mezzo anche la versione completamente bianca. L'altra mano che vedete è come sempre il mio compagno di viaggio Dan, che è qui a fianco a me, e andiamo a vedere la versione completamente bianca. Allora, eccola qua, ci sarà anche, purtroppo non è presente, la versione nera. Allora, intanto dal punto di vista del design è davvero molto bello, perché non si vede ma le plastiche sono molto curate ed è veramente curato in ogni suo dettaglio. Scusate, ma devo tenere il cavo, sennò mi mangio il telefono. Come vedete, anche il V1 ha la possibilità, monta Windows Phone 8, eccolo qua. E ora vi elencherò alcune caratteristiche. Allora, innanzitutto ha un processore Qualcomm da dual core da 1,2 GHz, ha uno schermo, come vedete qua, da 4,0, quindi 4 pollici TFT screen. Le dimensioni sono di 124.5 x 63.5 x 10.15 mm di spessore, con un peso di 120 grammi. Devo dire che è leggero, non è particolarmente pesante. Sul retro troviamo una fotocamera con flash LED, eccolo qua, da 5 megapixel, mentre frontalmente troviamo una fotocamera frontale da 0,3 megapixel. Come vedete, è presente, oltre ai classici sensori, anche un LED che ci notifica la carica. In questo caso è in carica. La RAM è da 512 MB, quindi si allinea con gli ultimi device presentati qui a Barcellona da Nokia Italia, e ha una memoria di massa di 4 GB, espandibile però con la microSD che probabilmente si infilerà sotto. La batteria è una batteria da 1950 mAh, che dobbiamo dire è assolutamente un'ottima capacità. Probabilmente si riuscirà ad arrivare con un'ottima percentuale di batteria alla sera, però purtroppo questo dovremmo provarlo e testarlo per voi, e speriamo che di farlo molto presto. Direi che per ora queste sono le prime cose che possiamo dirvi. Facciamo magari vedere la fotocamera, eccola qua. Stacco tutto, vediamo la fotocamera. La qualità sembra buona, però non è sicuramente il modo migliore per testarla. Quindi direi che vi rimando alla video recensione, che spero faremo molto presto. Direi che per ora è tutto da Barcellona. Un saluto da Mr. NK Style e Danny1327. Ciao a tutti. Ciao a tutti.